100 Chiese nell'ombra di Giulia Sommariva, qual è il messaggio che vuole trasmettere questo volume? Le chiese rappresentano la parte più cospicua del patrimonio artistico di Palermo. Riflettiamo un momento, che cosa sarebbe Palermo senza le chiese medievali, normanne, barocche? E con questo volume io auspico un maggiore coinvolgimento a tutti i livelli per il recupero di queste chiese. Recupero che significa salvarle dal degrado, significa pure riapertura al culto o anche a scopi sociali o culturali, sempre nel rispetto della sacralità dei luoghi. E da una parte ci sono le piccole chiese confraternali, sono tantissime, sparse nelle maglie del centro storico di Palermo, e sono chiese pochissimo note perché frequentate quasi esclusivamente dalle confraternite di appartenenza. Eppure conservano delle opere d'arte di grandissimo rilievo. L'altro percorso è un viaggio attraverso chiese dalle situazioni difficili, difficili per condizioni di degrado o anche semplicemente chiuse alle visite o al culto per vari motivi. Ci sono tante responsabilità e perché tanti sono gli enti proprietari. Non si può parlare di restauro di una chiesa se prima non si accerta la proprietà. Il suo interlocutore diretto resta comunque la Curia Arcivescovile di Palermo, visto che ha dedicato il testo a Monsignor Romeo. Sì, l'ho dedicato a lui proprio con la motivazione perché ascolti la voce di queste chiese nell'ombra.